Ricevitoria Gerace a Montepone Rivo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Su di noi puoi scommetterci. Inizia un nuovo anno, il 2018 sarà meraviglioso, splendido e ricco di soddisfazioni. Ma da questo campo e da questa tribuna il pensiero corre sempre a te. Gregorio Vatrella. Gentili telespettatori, buon pomeriggio e buon 2018 dal Comunale di Montepaone fra Botto Mannis dove stanno scendendo in campo per la quindicesima giornata del campionato di prima categoria calabrese Girone C il Real Montepaone e il Real Mileto. Due squadre che oggi si vanno ad affrontare per l'ultima giornata del girone d'andata, due squadre legate da tante, eh, tanti elementi in comune come diremmo a breve e che stanno appunto eh, provando gli ultimi momenti di preparazione prima di entrare nel rettangolo di gioco che le vedrà protagoniste. Intanto noi salutiamo l'esterda 65 de, di Soverato 1 TV. Guidata da Pasquale Lentini, Antonio Siciliano, col commento tecnico di Giuseppe Ranieri e con l'uomo dei numeri Maurizio Vatrano che gentilmente ci continua a dare sostegno quando si tratta di parlare di statistiche e di elementi matematici. Agli ordini del signor Vincenzo Tesoriere della sezione di Crotone stanno scendendo in campo le due squadre che si schiereranno con le seguenti formazioni. Il Real Mileto, schiera Pezzano, Galati Calabria, Grillo, Sgotto Naso. Miceli, Giammè, Tadaua, Riso e Buccinà. Mister Spina porta con sé in panchina Gullà e Colace. Dall'altra parte il Montepaone presenta questa formazione Lombardo, Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Bassi de Masi Cannistrà, Marco Voci, Procopio, Marcellino e Paparazzo. Facciamo subito un focus: prima di dire qual è la panchina del Monte Paone perché vedete che entrambi, entrambe le squadre hanno una maglietta commemorativa e dei fiori. Perché oggi, oltre a ricordare Gregorio Vatrella, si, Gregorio, si ricorda anche Francesco Prestia Lamberti, un altro giocatore del Mileto che purtroppo ora eh, percorre i campionati del Paradiso. Quindi un momento di scambio, un momento commovente mentre ci si saluta. Con le panchine, però il pensiero è a quei giovani che oggi non sono più qui tra noi ma che ci guardano dall'alto. Dicevamo della panchina del Monte Paone con Mister Pisano che ha a sua disposizione Leone, Passafaro, Carpino, Sinopoli, Doria, Domenico Voci e Benito Mungo. E quindi mentre i giocatori si salutano, ricordiamo che il Real Mileto è in divisa eh, rosso-blu con calzoncini blu e calzettoni ugualmente del, di doppio colore, eh, blu e rosso, e intanto si va a portare appunto, il pensiero, i fiori, sotto l'angolo di Gregorio Vatrella, che in questo caso è anche eh, un momento per ricordare il giocatore Lamberti. Dicevamo invece il Montepone con la nuova divisa, quella nera, con inserti gialli, numeri gialli e calzettoni eh, neri. E si preparerà ad attaccare da destra verso sinistra, mentre chiaramente da sinistra verso destra, per quanto riguarda la nostra postazione, abbiamo il Real Mileto. E a questo punto è il momento del giro dei saluti. E la prima cosa che chiediamo a Giuseppe Ranieri insomma, di fare un attimo il punto della situazione in vista dell'inizio della partita. Amici sportivi, buon pomeriggio e un buon anno di calcio prima della, della partita che è appena iniziata, possiamo dire che il Real Mileto con 21 punti è sesto in classifica in condominio con il Borgia, mentre il Monteponi a sei lunghezze dalla prima ehm, ha uno score con di 32 punti in condominio con la Vigor Lamezia eh, sulla carta dovrebbe essere un incontro di cartello alla portata del, del Montepone, anche se comunque il Real Mileto viene dall'ultimo dall incontro prenatalizio finito in parità 1-1 con il Tropea e quindi cercherà di strappare un pareggio utile per la sua classifica. Intanto attenzione Procopio, gol! Ed è subito gol su un errore della difesa del Montepaone, il cross di Marcellino e Procopio che quando non è neanche passato il primo minuto di gioco la mette dentro su un incolpevole pezzano che ha cercato di bloccare il tiro e quindi 44 secondo del primo tempo, Montepaone subito in vantaggio in seguito a un errato rilancio per quanto riguarda la difesa del Mileto e quindi eh, praticamente al primo minuto del primo tempo il risultato si sblocca immediatamente con un gol di quel Salvatore Procopio, la riete dell'attacco eh, del Montepaone e quindi si ricomincia, ma anzi è come se si iniziasse da 1-0 a in favore del Montepaone Ed ecco che il tocco all'indietro favorisce l'inserimento di eh, Tadawa che tocca per eh, Giammè, fermato da Canistra che quest'oggi gioca con il Pollice, in, anzi uno de, uno è una delle dita della. Mano infortunate, ma comunque timbra il cartellino di presenza il guerriero del uh, Montepaone. Intanto Gianmarco Lombardo che lancia verso uh, Ienco, il tocco a favorire Marco Voci e la palla poi finisce tra i piedi del uh, numero 8 uh, Giammè, il rinvio e a questo punto a centrocampo del uh, Mileto che gestisce il pallone ma viene pressato Grillo da un intervento del Coriacio Cannistra e il signor tesoriere di, uh, di Vibo, anzi di Crotone, uh, fischia subito la punizione che sarà battuta probabilmente da quel Galati che oggi festeggia il suo venticinquesimo compleanno, quindi auguri al giocatore del Real Mileto, anzi non sarà lui a battere, Naso gli ha un po' soffiato la punizione come da schema però confermiamo gli auguri al Numero 2 del Real Mileto. Si prepara alla battuta Naso, battuta che favorisce appunto Galati, che riceve palla, viene chiuso da Jenko e ancora Naso che controlla la sfera all'altezza della metà campo, ma il suo lancio eh, vede l'inserimento del. Giocatore numero 10 si tratta di Riso che però si porta la palla in rimessa laterale. E quindi eh, Giuseppe ti abbiamo interrotto nel momento in cui stavi facendo un primo iniziale commento, però il gol forse è più importante, quindi Montepaone che inizia in discesa. Sicuramente il Montepone sblocca l'equilibrio fin da subito con un bel gol, diciamo un bel gol rapina, perché a 44 secondi dall'inizio trovarsi subito a tu per tu col portiere e metterla dentro è un gol rapina. E avevamo pronosticato comunque un incontro di cartello dove sulla carta il Montepone sembrerebbe più favorito. E dai primi minuti che stiamo così gustando questo spazio di calcio, non vedo un Real Mileto ben organizzato in campo, Giorgio. E intanto però viene recuperata la palla sulla fascia da Calabria che cerca la proiezione offensiva e velocità, viene chiuso senza fallo da Mellace che gli ruba palla e scarica poi su Conidi ricevendo ancora da Mellace che poi apre per Bassi de Massi. Queste partite eh, post eh, festività sono sempre pericolose perché ci potrebbe essere qualche panettone in più che appesantisce i giocatori, ma ci sembra che mister Pisano abbia curato anche questo aspetto eh, per quanto riguarda appunto la preparazione durante eh, il periodo natalizio e di fine anno riceve intanto palla Grillo si inserisce Marcellino ma Grillo continua a controllare la sfera la lascia scorrere sgotto finché non finisce nella zona di competenza di Pezzano che rinvia lungo in una zona però dove si impadronisce il pallone Mellace soltanto per un attimo perché Naso diriblando anzi lottando anche con Riso recupera il pallone ancora il Paone con Procopio che tenta il numero ma era in fuorigioco Marcellino l'arbitro fa proseguire perché eh, praticamente eh, la sfera è finita tra i piedi dei giocatori del Real Mileto. Si inserisce con Idi su un pallone che andava verso Giammetta Daua e poi ancora eh, Naso che recupera e cerca il Real Mileto di impostare un'azione senza però successo con la palla che scivola eh, al lato e quindi per la rimessa da parte di Ienco. Salutiamo anche eh, Maurizio Vatrano, c'era mai stato un gol del Montepaone così veloce Maurizio? Che io ricordi no, almeno nella gestione pisano. Eh, comunque vedo che i ragazzi stanno rispondendo bene, hanno fatto molte sedute durante le festività di, di allenamento, quindi siamo ottimisti. Intanto il tocco a favorire eh, Tadaua viene intercettato. Il riso che scivola per un attimo, anzi, Micheli che scivola per un attimo, e poi ancora il numero 4 Grillo che arpiona la palla e cerca di gestirla, appoggiandosi sul naso, che evita il ritorno di Marco Voci. Appoggia per Galati che riesce ad anticipare la scivolata di Marcellino e apre in direzione di Calabria, cercando appunto di ampliare il fronte di, di gioco. Cannistra anticipa a sua volta Calabria, ma la palla finisce Messa laterale, che secondo tesoriere, appunto, è eh, a favore del Real Mileto. Ancora uno scambio che vede Grillo che è probabilmente è un po' il metronomo del centrocampo del Real Mileto cercare di favorire con un lancio. Uh, mi c'è eh, riso ma la palla finisce eh, in out anche qui in tribuna stampa durante l'intero periodo natalizio abbiamo rispettato una dieta rigida eh, è vero che Mimmo Cosentino è vero che hai mangiato 5 panettoni in meno proprio per essere pronto a questo appuntamento di oggi guarda a dirti la verità quest'anno non ho proprio assaggiato il panettone ce l'ho a casa ma non l'ho ancora assaggiato hai rispettato i dettami di Mister Pisano che aveva detto: Voglio Mimmo in piena forma per l'8 il 7 gennaio. E quindi, eh, bravo Mimmo Cosentino. Intanto, ancora Galati che riceve palla di fronte a sé. Marco Voci tenta il dialogo con Grillo, che prova l'imbucata. Ma si chiude la difesa del Monte Paone e Canistra. Aspetta la risalita di Fiorentino per impostare il gioco come da dettami tecnico-tattici di Mister Pisano. Apertura di Mellace per Paparazzo che eh, senza guardare. Guardare serve Ienco che riesce a recuperare un pallone in velocità, evita Galati, si insinua nella difesa avversaria, mette in mezzo e viene ribattuto in calcio d'angolo da parte del numero 5 Sgotto eh, il pallone eh, con il primo calcio d'angolo che andiamo a notare in favore del Monte Paolo. Sarà Mellace a effettuare questo tiro alla bandierina, vediamo se opterà per uno scambio oppure per eh, mettere dentro quando gli si sta avvicinando Paparazzo, ma vediamo anche che tutti i saltatori sono arrivati già eh, all'interno dell'area di rigore del Real Mileto. Vediamo appunto Mellace che come di consueto ritiene che sia più ampia la, lo spazio per battere il calcio d'angolo. E la palla arriva ed è Giammè che colpisce di testa poi va addirittura a recuperare il pallone e a lanciare in direzione di Tadawa. Tadaua che ha di fronte a sé un avversario si tratta di Ienco ma la palla finisce in rimessa laterale con eh, Tesoriere che indica appunto che toccherà ai giocatori di casa del Montepaone effettuare questa rimessa con le mani e in particolare toccherà a Fiorentino. A proposito di numeri qui dobbiamo quest'oggi ricordare che mister Pisano festeggia la centesima panchina come ci ha anticipato nel prepartita eh, l'amico Maurizio Vatrano eh, e quindi possiamo chiedere Maurizio che festeggiamenti ci sono? 100 panchine è un risultato importante. A dire il vero non so la società cosa ha preparato. Pisano stesso comunque è, è, diciamo, è, è un dato che non conosceva. Eh, ovviamente sono sempre difficili questi generi di calcoli in quanto tra partite recuperate, partite di Coppa, quindi includerle o escluderle, però sta di fatto che partite di campionato ufficiali chiuse eh, da quando è in carriera oggi è la centesima auguri a mister Pisano con Miceli che sulla destra cerca di inserirsi recupera Tadawa, cerca di girarsi a sua volta mette la palla per Giammè, ottima la chiusura di Cannistra che però favorisce Riso un'altra parabola alta la chiama con personalità Lombardo e poi rinvia subito in direzione appunto del, di Marco Voci viene rimpallato il pallone con il numero 11 Buccinà che raccoglie la sfera e allarga in direzione di Calabria stop di petto elegante a di fronte a Serra si tratta di Fiorentino, lo punta, raddoppio di Canistrà, tocco per Giammè la palla è ancora per Tadaua, che si appoggia all'indietro per Buccinà, Controllo di Buccinà, tiro velletario che finisce eh, alle molto lontano dalla porta difesa da Lombardo. E a questo punto nel salutare i raccattapalle del Monte Paone, i nostri amici di notiamo che quest'oggi dietro la porta di Lombardo c'è solo un Ardimentoso che si è organizzato benissimo con quattro palloni in linea, pronto appunto a restituirli laddove sia. Necessario. Complimenti ragazzi, viva i raccattapalle del Montepaone Intanto la palla è finita in rimessa laterale. Quando siamo alle soglie del decimo minuto del primo tempo, il risultato è di Montepaone 1, uh, Mileto Real Mileto 0 per il gol di Procopio al 44 secondo del primo tempo. Paparazzo ruba palla, tocca per Marcellino, ha fermato, riparte ancora il Real Mileto con un lancio di Buccinà con la chiusura uh, perentoria di uh, Conidi, ma sarà un bello. Scontro con questo Tadawa che ci sembra fisicamente eh, ben messo e quindi alla fine, però, è ancora il Montepaone che recupera eh, Procopio. Si chiude la difesa con Galati e Grillo che bloccano e poi Naso che allarga in direzione del numero 3 Calabria. Ancora un colpo di testa di Fiorentino per Cannistrà, riceve Marcellino, tocca di una sola volta la palla. Un lancio delizioso, ma in questo caso il fuorigioco per Marco Voci ci sembra evidente e quindi cogliamo l'occasione per. Se anche nel 2018 i due monitor di servizio di Giuseppe Ranieri funzionano? Sì, sì, sì. L'offside era netto, eh, l'arbitro ha segnalato correttamente. Giuseppe, ma tu sei di quei giornalisti che amano vedere la partita dal vivo, oppure sfrutti i monitor che è qui in Tribuna Stampa? Amo guardare il calcio dal vivo. Perentorio in questo 2018 Giuseppe Ranieri, intanto il lancio favorisce eh, Lombardo, eh, che si scontra per un attimo con eh, Tadawa. Si tratta di un intervento deciso, ma sicuramente non cattivo. Con Galati che ruba ancora palla, viene però contratto da Ienco che poi fa rimbalzare il pallone su Miceli e la palla finisce in out per una rimessa laterale in favore del Montepaone Da notare un particolare statistico simile a quelli citati eh, da Giuseppe. Peranieri, entrambe le squadre che scendono in campo oggi, hanno inanellato una serie di quattro vittorie consecutive con le stesse avversarie Stignano, Chiaravalle, Monasterace e Badolato con la differenza che eh, il Montepaone ha battuto queste squadre negli ultimi turni, quindi ancora in serie positiva, mentre invece il eh, Real Mileto lo ha fatto a metà del campionato e quindi eh, rimane comunque la striscia positiva di quattro vittorie il rilancio vede Giame impossessarsi del pallone, anche lui lotta. Con Cannistrà. tocca in direzione del numero 10 Riso, ma copre con tranquillità con Idi e si appoggia poi con, su Fiorentino per reimpostare ancora l'azione ragionata e manovrata del monte paone Sventagliata di Mellace, elegante il, eh, lo stop di Voci che poi eh, lancia verso Ienco, ma si inserisce. Il difensore sgotto e riparte ancora il Mileto, ma viene contratto da Paparazzo che alza la testa, appoggia per Fiorentino, che si produce in uno scatto sulla destra. La Lick mette in mezzo il pallone, la palla arriva dove però la stoppa Naso. E qui, se ci fossero stati dei tifosi anti-juventini, avrebbero gridato subito a lavare al fallo di mano perché Naso si è appoggiato con lo stomaco e un pezzo appunto di, di corpo. Il lancio ancora a favorire la progressione di Tadawa viene. Intercettato, ma attenzione, perché c'è stato un incidente e viene messa la palla fuori e scivolato. Si tratta del numero 3 Calabria. Speriamo che non si tratti di nulla, nulla di grave ecco che si è già ripreso e non si erano capiti i giocatori, hanno dato subito indicazioni per bloccare l'azione prima ancora che il signor tesoriere si rendesse conto di ciò che stava eh, capitando. Due signori allenatori in panchina, mister Spina e mister Pisano, due ex giocatori che poi un po' come possiamo dire inzaghi o come oddo, a fine carriera hanno abbracciato la, la scena della panchina e lo stanno facendo con grande abilità. Riprende ancora con Fairplay lei l'azione con Bassi De Masi che appoggia per Mellace, Tadaua che è in movimento eh, costante e cerca di chiamare al pressing i suoi compagni, Ienco stoppa di petto, gli ruba la palla eh, Galati, tocco per Giammè e viene chiuso dalla triplice marcatura del Montepone con il rilancio poi di eh, Lombardo, il tocco a favorire Buccinà è stato di Grillo controllo di eh, Buccinà che poi sventaglia ma impatta il pallone contro Marcellino Daua si appoggia per Giammè, il tocco favorisce l'intervento di Galati, un po' un momento di confusione con Miceli che ora alza la testa e cerca di favorire a sua volta Giammè e poi Bucinà che tenta il tiro impossibile da 42 metri e la palla finisce in out. Ribadiamo appunto: abbiamo un raccattapalle precisissimo perché ha tutti i palloni in fila e quindi recupererà tutto con estrema velocità da solo ma valente. Ecco che ancora Fiorentino che si appoggia su Conidi. Con nidi per paparazzo, imperfetto il controllo dovuto anche a un terreno di gioco non in ottime condizioni, nonostante eh, ci sia stata una fase di cura e di rollaggio. Rullaggio, e ecco che Paparazzo allarga in direzione di Bassi De Masi che allarga a sua volta per Ienco. Tocco per Marco Voci che gira no look per Procopio. Buona la chiusura in questo caso di Sgotto. Il capitano che però non impedisce al Monte Paone di alzare il baricentro di gioco e di tentare la penetrazione con un Marcellino che. Cerca il tiro a rientrare alla insigne, ma il pallone finisce tra le braccia di Pezzano che favorisce subito Jamais. Eh, il lancio in profondità però vede il Real Mileto ancora chiuso nella propria metà campo e quindi impossibilitato a ricevere appunto il pallone c'era un sospetto fuori gioco di rientro di Marco Voci ma comunque Sgotto poi fa sua la palla e calcia con decisione all'altezza del centrocampo imperioso con idini di testa svetta e mette la palla in out con uh, mister Spina e tesoriere che si stanno dicendo qualcosa mentre la rimessa viene effettuata da Galati ma con un pallone solo in campo come vogliono le regole quindicesimo minuto di gioco Montepaone 1 Real Mileto 0, diciamo più esattamente Real Montepaone 1, Real Mileto 0, visto che è la sfida tra i Real, ma eh, la partita ancora non è completamente decollata. Attenzione, uno scontro duro tra Tadawa e Conidi un po' scomposto l'intervento del centravanti del Real Mileto mentre Conidi l'aveva probabilmente anticipato, speriamo che non sia niente di grave, solo uno di quei calci dolorosi che possono far male ma che comunque non danneggiano i giocatori e a questo punto interpelliamo Giuseppe Ranieri, è una partita di quelle a rischio perché si potrebbe pensare abbiamo segnato subito match in discesa, match facile. No, io sono stato sempre contrario a dire che il primo gol decide una partita quando ancora c'è tutta la partita davanti perché eh, sono passati appunto forse nemmeno 15 minuti. Ecco. Eh, è un rischio dire questo, è un rischio arrendersi. Il Montepaone deve fraseggiare bene come ha impartito correttamente Pisano a questi ragazzi e cercare di arrivare dalle parti dell'estremo difensore ospite per legittimare ancora il vantaggio. Ma la domanda che si stanno ponendo in questo momento tutti i telespettatori, Giuseppe, cosa ti ha portato Babbo Natale? A me Babbo Natale mi ha regalato una bella influenza con 40 di febbre. E quindi è stato un Babbo Natale che ha voluto fortificare il tuo spirito e il tuo corpo ecco che si ripartirà con una punizione fortunatamente niente di grave si tratta di due giocatori che sicuramente sul piano atletico si faranno valere ma che riescono anche a essere possenti anche nel momento del contatto fisico Cannistra che si è posto nella posizione di Conidi che tocca poi verso Marcellino scambio elegante con Fiorentino superata la metà campo appoggio per Marco Voci in posizione di falso 9 apertura per Ienco ha di fronte a Segala che riesce a contrarlo con decisione, poi Ienco eh, e Galati si spingono, probabilmente l'arbitro ha voluto eh, assegnare la punizione al giocatore, al difensore. Lancio di Buccinà eh, verso Tadawa che riceve palla defilato sulla destra, si appoggia poi ancora per Buccinà che controlla e sventaglia ancora a sua volta a cercare Miceli e Calabria. Ma c'è la testa di Fiorentino che tocca per eh, Marcellino che giosta sulla destra e sulla sinistra cercando di portare via l'avversario diretto che cerca di marcarlo. Il tocco però vede ancora l'intervento di Nasso con il rinvio e con Buccina che cerca l'imbucata verso Tadawa con Conidi che di testa tranquillamente appoggia per Gianmarco Lombardo e quest'ultimo poi si affida ai piedi precisi e potenti di Mellace che tocca per Voci che non riesce a, con un colpo di tacco a innescare nessun suo compagno ancora la difesa del Montepaone e il sopravvento su questi lanci in profondità del Real Mileto e il tocco a favorire Ienco che poi si riappoggia su Bassi De Masi elegante come al solito il controllo con Tadaua che cerca di andare a disturbare Lombardo che apre con un bel lancio di oltre 30 metri per Fiorentino a sua volta quest'ultimo favorisce Conidi e ancora Fiorentino riceve la palla di fronte a sé. Uh, un avversario, ma il fitto fraseggio del Monte Paone permette appunto di evitare il contatto diretto con i giocatori dell'altra squadra. Si impenna il pallone Tadaua e Conidi cercano di colpire di testa. Ci pensa poi uh, Bassi De Massi per uh, Mellace e ancora per Conidi, ragionato come al solito il gioco del Monte Paone, fiorentino per Mellace ha, in, è intorno, ha intorno a sé quattro giocatori del Mileto. Cambia fronte per Ienco. Ienco e Miceli si rubano due o tre volte. Da solo la palla e poi Yenko parte in velocità, evita la scivolata di Micheli, cerca il dribbling e poi la palla finisce in rimessa laterale in favore del Montepaone. Rimessa di Yenko per Procopio che si è portato un po' a sinistra e questa volta Galati lo anticipa dando al Montepaone un'altra rimessa laterale sarà quindi ancora Ienco il Millennials del Montepaone uno dei tanti a questo punto dovremmo dire perché è una squadra con parecchi giovanissimi ma giovanissimi solo sulla carta perché poi hanno grande esperienza e capacità di giocare al calcio. Intanto però Buccina recupera il pallone, avanza si appoggia per Miceli la palla però è troppo lunga eh, si danno l'ok okay, i due giocatori ma la sfera, torna nel possesso della squadra di Mister Pisano la squadra di casa, il Montepaone e sarà ancora Ienco a effettuare questa rimessa laterale per Voci, la palla viene intercettata ancora una volta da Naso il lancio però a favorire Tadaua viene stoppato da un Conidi irreprensibile fino a questo momento l'apertura per Marcellino risulta imprecisa e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Montepaone quando stiamo entrando nel ventunesimo minuto di gioco con con eh, Procopio che va a disturbare eh, Grillo cercando appunto di impedirgli di reimpostare l'azione, Grillo però slibra libera la palla in favore di Sgotto che alza la testa e serve eh, Galati, ruba palla Ienco, ancora per voci cade Ienco, sembra che non sia successo niente è caduto probabilmente da solo secondo l'arbitro e quindi si continua a giocare con il Miletto che vede Galati e poi eh, Sgotto, che, anzi Naso dovrebbe essere eh, che recupera il pallone e cerca di andare via in bello stile ma non dialoga con Galati e la palla finisce in rimessa laterale a questo punto dobbiamo chiedere Giuseppe è caduto da solo, Ienco? No, 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 no. Ienco è stato buttato giù e eh. l'arbitro dalla distanza non ha visto bene ma è stato buttato giù. Tanto ci sembra che NASO sia rimasto però eh, a terra, probabilmente ha eh, qualche problema fisico e quindi eh, serve l'intervento dei medici e dei sanitari, mentre vediamo che eh, stanno dialogando un dirigente del Real Mileto e Mellace, quindi c'è anche un clima di grande sportività, sicuramente non una partita cattiva, sicuramente il trionfo del calcio, a differenza di altri episodi che, ai quali purtroppo abbiamo dovuto assistere eh, in occasione di. Eh, eh, trasferte di altre squadre qui sul campo di Montepaone. Il frabbotto Mannis, che rimane comunque uno dei fortini della, eh, della prima categoria, dove il Montepaone è riuscito. Eh, andiamo a vedere sui nostri appunti tutto quello che riguarda le partite appunto eh, in casa praticamente il Montepaone ha subito soltanto due reti delle otto complessive subite e anche su questo vorrei eh, visto il momento di pausa disturbare Maurizio Vatrano il Montepaone Maurizio ha la terza miglior difesa ma il settimo ottavo attacco dice qualcuno che i campionati si vincono avendo una buona difesa però qualche gol bisogna pur farlo Vabbè, se facciamo una considerazione generale, in ogni caso il Monte considerando pure quello dell'anno scorso, si è sempre attestato nelle prime posizioni con una ottima difesa. Il punto è che effettivamente ne riusciamo a finalizzare poco, a costruire tanto e finalizzare poco, ma l'abbiamo sempre detto questo, che è una pecca di questa squadra. Anche se trovare Pecca in una squadra che gioca un bel calcio come il Real Montepaone è sempre difficile ma sappiamo che tutto lo staff di mister Pisano è particolarmente attento e quindi vuole sempre migliorare, sempre più in alto come diceva un'antica pubblicità Ecco che Bassi De Masi e Mellace dialogano mentre Nasso si è ripreso e sta per entrare in campo Lancio verso Ienco che tocca per Procopio, appoggia per Marco Voci, di destro per Canistrà che prende la mira per poi serve ancora una palla a metà tra Ienco e Marco Voci. E poi Ienco tenta elegantemente il tiro a giro che però finisce lontano dalla porta difesa da Pezzano. Ci ha provato con un interno destro. Uh... Vellutato Ienco, mentre vediamo che probabilmente dovrà far, far entrare presumo Colace, Mister Spina, perché probabilmente eh, Naso non, non ce la fa. Vediamo un attimo che si sta riscaldando eh, Colace mentre Pezzano si appresta. Quando siamo al venticinquesimo minuto del eh, primo tempo a calciare dalla propria area piccola, dal vertice destro della propria area piccola in direzione di Tadawa che non si tira certo indietro quando c'è da fare a sportellate. Ancora un grande Tocco per Marco Voci che evita il portiere, si defila, arriva fuori dalla porta e poi il tocco anticipato all'ultimo momento. Procopio dal ritorno deciso di Calabria e vediamo che finisce probabilmente in calcio d'angolo. Ma tesoriere dalla rimessa laterale mentre è. Definitivamente a terra eh, Naso, e quindi probabilmente assisteremo alla sostituzione dove Naso abbandonerà il campo. Eh, presumo per Colasce che dovrebbe essere insieme al portiere Gullà l'unica presenza eh, sulla panchina del Real Mileto. E infatti il numero 14 che non era stato segnalato sulla distinta, ma eh, ecco, diciamo che esce Naso ed entra Colasce quando siamo al 25. Del, del primo tempo, quindi annotiamo sui nostri, eh, sui nostri taccuini questa sostituzione dovuta chiaramente a infortunio, speriamo non grave, eh, di Naso che quindi esce. Eh, lasciando il posto al numero 14 eh, Colasce vediamo questo cosa comporterà come eh, variazioni tattiche probabilmente comunque eh, Colasce è più giovane e quindi ha meno esperienza eh, di naso che eh, però appunto abbandona il match ha dei problemi alla, alla gamba destra ci sembra che ecco, sta indicando l'altezza del, del ginocchio ecco che Mister Spina eh, Mister Spina sta appunto imprecando un po' contro la Malasorte. Mentre il Tocco ora è per Calabria che ha di fronte a sé, Canistra, lo evita, evita anche il ritorno di Marcellino e poi si appoggia su, uh, uh, sul numero 10 Riso, che punta la porta. Viene ad, uh, su, uh, supportato da Tadawa. Che in questo caso tira fuori un sinistro um, poco uh, pericoloso per la porta di uh, Lombardo. E quindi ribadiamo: è uscito il numero 6 NASO ed è entrato il numero 14. Colasce dopo 25 minuti di gioco del primo tempo. Mentre Lombardo si appresta di destro a calciare in direzione di Ienco Ienco poi a sua volta di testa ma viene intercettato il tocco da Calabria. Bucina ancora per Calabria, il lancio in profondità per Micheli che vede sbattere il suo pallone su Lombardo. E poi ancora Ienco che anticipa Galati di testa per una rimessa laterale in favore del giocatore del Real Mileto. Che si appresta appunto a batterla, si muove. Eh, Tadaua ma viene anticipato da Ienco molto reattivo in questo in quest inizio di partita. Ienco che poi imbuca verso eh, Voci, ma Colace che di, eh, di destro rinvia. Un momento un po' complicato per quanto riguarda la giusta organizzazione del gioco. Con Procopio che appunto fa ordine, tocca per Cannistra e poi per Fiorentino che nel pre-partita faceva notare come eh, uno dei pochi ad avere le scarpette tutte nere, le scarpette come si avevano una volta eh, ricordavo che erano pantofola d'oro, ora chiedeva Mimmo erano le pantofole d'oro le, le migliori scarpette in commercio. Ma se mi parli degli anni 70 sì, erano la pantofola d'oro, poi non c'era niente migliore di quella. E quindi noi siamo del partito delle scarpette nere, però eh, sono anche belle e permettono anche di riconoscere i giocatori eh, le scarpette, i scarpini colorati. Intanto eh, Paparazzo non riesce a controllare un pallone, quindi guadagnano metri i giocatori del Real Mileto con Galati che si appropinqua appunto a effettuare una rimessa con le mani dall'altezza dell'area di, di rigore del Montepaone favorendo appunto eh, Misceli che però allarga in una zona dove si inserisce proprio Fiorentino e Marcell Cellino che cerca di partire in velocità, ha di fronte a Segrillo, lo evita, ma il tocco vede Calabria coprire bene la, la palla e quindi evitare che Fiorentino possa impossessarsi della stessa e poi rimetterla in gioco con Sgotto che appoggia per il neoentrato Colace che è andato a fare appunto il centrale difensivo, un po' come, eh, quindi è la stessa posizione di Naso. E ancora Bassi De Masi che tocca per Mellace, la palla danza all'altezza del centrocampo con Buccina che eh, va con un lanciano Luc a cercare Tadawa che però non c'era e quindi riprende ancora il Montepaone appoggiandosi su Bassi De Masi, Bassi De Masi per Paparazzo che chiama in causa Lombardo con Tadawa che va a pressare eh, sicuramente molto volenteroso questo centravanti del Real Mileto, Fiorentino per Mellace che si aggiusta il pallone e poi sventaglia di destra a cercare lo scatto e la progressione di Jenko, ha ah, di fronte a Segalati, bello scatto in velocità, Ienco entra in aria, mette in mezzo la la palla arriva a Marcellino che si coordina, tocca per Marco Voci ma si chiude la difesa del, Monte, del Real Mileto e poi la palla rimbalza ma è ancora preda di paparazzo. Galati, anzi si tratta di Micelli che, che cerca di contrarre, contrarre Ienco che recupera il pallone, raddoppia la marcatura, la palla poi viene ribattuta da Galati con... Miceli che evita anche il calcio d'angolo e cerca di ripartire, pressato da Procopio, poi Grillo per Galati che parte in velocità, mantiene la palla in campo e tocca per Tadaua, elegante in questo caso, Tadaua viene morsicato sulle caviglie dalla da, triplice marcatura del Montepaone, la palla finisce rimessa laterale in favore della, della squadra vibonese di Mister Spina e Galati per Buccinnà che viene bloccato da Paparazzo, poi Ienco, poi ancora Paparazzo, ma Voci prende palla e si appoggia su Mellace, Mellace decide di ragionare toccando per Bassi de Masi che fa poi intervenire nell'azione il Portiere Gianmarco Lombardi, elegantissimo nella sua tenuta arancione modello ANAS. Tocco per Bassi De Masi, il lancio però viene intercettato in maniera però non perfetta da Galati e parte ancora Ienco che sta mangiando l'erba sulla fascia sinistra. Entra in area di rigore, mette in mezzo il pallone e ancora una volta è Colace che riesce a evitare dai guai peggiori mettendo la palla in calcio d'angolo. però sicuramente il Monte Paone, che ora andrà a battere il secondo calcio d'angolo. Eh, del suo match in questo momento e siamo al trentesimo del primo tempo sta incominciando a prendere le misure al Real Mileto e quindi forte del gol segnato in apertura da Procopio sicuramente cercherà di chiudere il match, metterlo in frigo già in questa prima frazione di gioco tocca ora a Mellace calciare eh, laddove ci sono addirittura ne contiamo sette anzi sì sette giocatori del Montepaone ma ora stanno anche uscendo, è uno schema un po' complesso la palla arriva in direzione di Marce Marcellino si è aperta tutto, tutto lo spazio, Marcellino mette in mezzo ma ribatte Calabria. Marcellino poi cerca la rovesciata e la palla finisce in una zona dove cerca di arrivare Fiorentino ma c'è un giocatore del Mileto, si tratta di Buccinà, che fa buona guardia col fisico e la palla finisce quindi in rimessa dal fondo con Tesoriere che eh, sicuramente forse lascia sempre qualche dubbio sull'assegnazione dei vari... Eh, Tiri da fuori con rimesse dal fondo o con le mani. Salta di testa Cannistrabi in una zona che però favorisce poi l'intervento del numero 4 Grillo che tocca verso Riso ma la palla finisce ancora in rimessa laterale. Sicuramente volenteroso il Mileto ma il colpo subito dopo neanche un minuto di gioco ha probabilmente fatto un po' saltare i piani di Mister Spina mentre vediamo che il Montepaone fa la sua partita ragionata un po' come vogliono praticamente in tre Sarri, Allegri e Mister Pisano pensare a giocare e sapere che c'è tempo per manovrare e per sviluppare le proprie trame di gioco ecco che Fiorentino effettua la rimessa scambia con Marcellino e poi si appoggia per Mellace a sua volta per Conidi, apertura che vede Bassi De Massi dover correre per evitare che la palla finisca a Miceli e poi il colpo di testa di Sgotto mette eh, la, il pallone in out e quindi rimessa, rimessa laterale in favore ancora il Montepone però questa volta in zona d'attacco nella metà campo difensiva del Real Mileto. Tocco per Cannistra in proiezione da ala destra, alza la testa, mette in mezzo il pallone, Procopio lo blocca ma poi Galati riesce a chiuderlo. Sinistro in corsa di voci e per poco Procopio un po' alla geco come è accaduto ieri nella partita della Roma. Tocca con il corpo ma la palla finisce lontano dai pali della porta difesa da Pezzano. E vediamo ora che sarà appunto non Pezzano ma Galati a effettuare il rinvio appoggiandosi per Grillo che con l'uscita di Nasso si è un po' spostato sul settore sinistro del campo e quindi ha variato la sua posizione. Che prima era più centrale e più eh, posizionata appunto sul centrocampo. Ancora una rimessa laterale per eh, il Montepaone con Fiorentino. Mentre il tempo scorre, siamo eh, giunti al 33 e 50 secondi di gioco. Il Montepaone e in vantaggio ancora una bella apertura per Ienco con Galati che veramente sta spoggiando nel giorno del suo compleanno una prestazione importante. Che interviene di testa e mette in rimessa laterale Ienco per Bassi De Massi, consueta eleganza nel controllo del numero 6 del Monte Paone, con Mellace che appoggia per Lombardo, costringendo quindi Tadaua a una corsa. Lombardo impreciso con Riso che recupera la palla, cerca di puntare l'avversario. Ritorno di Fiorentino. Riso in velocità, eh, mette in mezzo e Tadaua riesce a colpire i testa. Anzi, no, si è trattato di eh, Bassi De Massi che l'ha anticipato. E la palla finisce quindi in calcio d'angolo. Annotiamo il primo calcio d'angolo in favore di un Real Mileto. Che ha sfoggiato in questa occasione un riso versione Papu Gomez che se n'è andato un po' sulla fascia fino alla, alla fine del campo. Vediamo il calcio d'angolo con Tadawa e Giamè che richiamano appunto i propri compagni anche alle opportune coperture preventive. Sono in cinque i giocatori del Mileto, marcatura zona, parla alta e ci pensa Cannistra a salire sull'attico per colpire di testa. E poi il rinvio fa sì che si ricominci con la rimessa laterale affidata. Alle mani di Galati del Real Mileto. Sarà appunto Galati a effettuare questa rimessa, tocco verso Miceli messo giù da Paparazzo, e quindi punizione in favore del Mileto, e se ne occuperà Grillo, appunto probabilmente di destra, anzi no, lasciano il compito a Bucinà che. Appunto, chiama lo schema, chiamando anche Capitan Sgotto a cercare appunto la soluzione di testa e quindi probabilmente sarà l'applicazione di un qualche schema da parte della squadra vibonese. Viene chiesta la distanza perché il paparazzo era troppo vicino e tesoriere con passi rapidi, agili e veloci si porta a misurare esattamente come vediamo anche noi sul monitor di servizio 9,15 metri. E con Buccina che alza due mani, tipico eh, schema appunto che viene chiamato dai giocatori del Mileto. La palla arriva morbida, colpo di testa però di eh, paparazzo. Se l'abbiamo visto bene, anzi, era bassi dei massi. E ancora Buccinà che sventaglia e Tadaua che che arriva a colpire senza però impensierire Lombardo, che però fa subito ripartire l'azione di contropiede. Elegante lo stop eh, all'indietro di Marco Voci, il tocco poi di Canistra per Paparazzo. Paparazzo aggiusta la mira e tenta la soluzione di precisione e la palla va non lontana dal 7 della porta di eh, Pezzano però a questo punto Giuseppe questa azione forse Paparazzo poteva, eh, poteva svilupparla ecco che eh, sta annotando qui non disturbiamo Giuseppe Ranieri che sta appunto annotando l'azione però probabilmente Paparazzo poteva ancora con un tocco favorire qualche suo compagno che si stava avvicinando alla porta anche se per noi è facile parlare seduti qui comodamente nella calda eh, tribuna del Frabotto Mannis e ancora Bucinà che mette in mezzo il pallone, molto bella l'azione con l'intervento ci è sembrato. Di uh, Riso che è saltato di testa ed è riuscito a mandare la palla poco lontana dal palo uh, alla sinistra di uh, Lombardo. Si è, anche, si è anche infortunato, vediamo che probabilmente c'è un problema anche per il giocatore del Monte Paone. Una bella azione con Riso che ha un po' anticipato tutti ed è riuscito a colpire, dimostrando che non bisogna essere altissimi, ma bisogna avere i tempi giusti per staccare e colpire di testa. Speriamo comunque che non si Niente di grave perché entrambi i giocatori ricevono il soccorso eh, dai sanitari. Dicevamo Giuseppe, 37 minuto. A questo punto è importante chiudere anche il primo tempo, comunque con il vantaggio. Il fatto che il Montepone non abbia ancora legittimato il vantaggio ha incoraggiato gli ospiti perché negli ultimi due o tre minuti hanno prodotto eh, qualcosa in più, hanno alzato il baricentro, sono riusciti a giungere dalle parti di Lombardo e è chiaro che a questo punto il Montepone dovrebbe cercare la, con il giusto guizzo la zampata vincente. Sicuramente è ampiamente condivisibile l'analisi tecnica di eh, Giuseppe Ranieri. Vediamo intanto che vengono fatti dei segnali perché probabilmente eh, c'è qualche problema. Si sembra che si stia riscaldando, eh, il numero 15 eh, dovrebbe essere Sinopoli, vediamo un attimo chi potrà entrare in campo. No ecco Dori, io l'avevo pensato ma poi mi sono fatto irretire dal numero che non si legge bene dal passo è il Cristiano Ronaldo del Montepaone e come mi dice giustamente Maurizio Vatrano vediamo che c'è un intervento un po' prolungato e quindi questo ci fa un po' preoccupare vediamo cosa succederà e nel frattempo Maurizio hai qualche chicca statistica da dirci vedo un sacco di strisce e puntini sul tuo computer. Eh, diciamo che rispetto ad altre partite, Lombardo è spesso impegnato a rinviare la palla, ne ha sbagliate pure qualcuna. Eh, quindi, questo significa che comunque il Real Mileto ha il baricentro alto, nel senso che cerca di, di produrre pressione. Quindi, in ogni caso, dobbiamo stare accorti. Eh, come diceva il, il giornalista Ranieri, bisogna legittimare al più presto questa partita perché. Eh, siamo spesso incappati in situazioni dove negli ultimi minuti abbiamo rischiato grosso. E la cosa bella di frequentare la tribuna stampa del Frabbotto Manis è che per chi come me di calcio ne mastica poco si, si possono imparare tante cose e quindi io poi le trasmetto a voi telespettatori eh, meravigliosi di S1TV. Eh, Intanto ricordiamo che la prossima partita vedrà il Montepaone ospitare il Caulonia e all'andata finì 1-0, prima vittoria in trasferta per il Montepaone, mentre il Mileto andrà a Serra dove praticamente eh, all'andata vinse addirittura per 9-1. Vediamo che c'è un'ampia fasciatura nei confronti, dovrebbe trattarsi di Fiorentino, un'ampia fasciatura modello Chiellini, eh, però sicuramente Fiorentino non mollerà ma i sanitari sono intervenuti appunto sanando quella che è stata una botta probabilmente molto dura, vediamo se ci sarà sostituzione o se Fiorentino riuscirà a tornare in campo se non altro per questi ultimi eh, 5 minuti del primo tempo per poi poter dare a mister Pisano la possibilità di pensare negli spogliatoi a qualche opzione Colace per eh, Grillo che cerca di evitare un paio di avversari intervento deciso di eh, Procopio e poi eh, Tesoriere fischia, non si capisce se ha dato punizione oppure se semplicemente perché Grillo era caduto per terra. Si chiariscono comunque con Procopio, è stato un normale scontro di gioco. E intanto vediamo: l'applauso del Frabotto Mannis è tutto per lui, rientra uh, proprio. Fiorentino. Il lancio a favorire l'inserimento di Calabria, ma chiude Cannistra, già ancora per Calabria. A sud di sé Fiorentino alza la testa, mette in mezzo, ma c'è Conidi che fa buona guardia, con Marcellino che rinvia, però dove c'è Colace che controlla. Cerca di rubargli la palla, Marco Voci lanciatissimo, ma è valido l'intervento del giocatore del Mileto, con Cannistra che poi senza fronzoli mette la palla in rimessa laterale all'altezza degli interessanti cartelloni pubblicitari che circondano il campo qui del Frabbotto Mannis il tocco è ancora per Sgotto che alza una parabola a cercare Tadawa salta di testa spizzando il pallone in zona Miceli con Jenko che però prima copre la palla e poi rinvia distinguendosi per un'azione difensiva importante ecco che Galati effettua la rimessa sempre per Miceli che tocca di esterno si appoggia su Grillo Grillo alza la testa va a cercare ancora Calabria uno Schema consueto, ma questa volta il suo radiogonometro per misurare il lancio è leggermente sfasato e va fuori la palla per qualche metro. Ci penserà Lombardo che, come ci ha detto Maurizio Vatrano, oggi è stato più impegnato con rinvii lunghi a calciare il pallone, a scambiarlo con eh, Conidi che recupera a sua volta la palla, avanza, fa qualche passo, marcato. Non da vicinissimo da Tadawe. Lancio intercettato da Grillo. Colpo di testa di Fiorentino che sia pur eh, ferito, non esita a colpire di testa. Se ne va Paparazzo, colpisce pro, eh, colpito probabilmente da Bucina. Cade anche Paparazzo e quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Montepaone. Quando siamo al 43 ⁇ minuto di gioco, il risultato vede eh, il sopravvento del Montepaone per un gol a zero. La rete è stata segnata prima che scoccasse il primo minuto del... Primo tempo da quel salvatore Procopio che dopo Marco Voci è il bomber principale del del Montepaone con quello di oggi sono sei le segnature marcate Salvatore Procopio il Manzukic del Montepaone si pensa ora Mellace a calciare con tutto il Montepaone schierato soprattutto gli esterni da un lato e dall'altro sulla linea proprio del, che delimita il campo, il lancio però di Bassi De Masi prevederebbe l'uso del motorino per quanto riguarda Ienco che non riesce a raggiungere appunto la sfera si riprenderà con un calcio di, di rinvio dal fondo che tocca Pezzano che recupera era appunto il pallone. Pezzano, sostanzialmente poco eh, impegnato in questo primo tempo, se non in occasione del gol quando probabilmente uno svarione della sua difesa l'ha messo faccia a faccia con Procopio e lì non poteva fare granché. Il tocco ancora a favorire. Procopio che se ne va, un contrasto deciso. Marco Voci riceve la palla, la mette in mezzo. Rimbalzo ancora Marco Voci, apertura verso Fiorentino. Stop di petto con Calabria che riesce però a intervenire successivamente. Fiorentino controlla ancora il pallone. Combattimento tra i due, cade Fiorentino, niente, da, niente fallo per Tesoriere, un altro arbitro che viene da Leeds e riparte ancora il Real Mileto che tocca verso Buccinà che cerca di partire in progressione. Ma è contratto da Mellace, protegge il pallone, ma se lo porta poi rimessa laterale in favore, però, del Real Mileto. Già, non, non perfetto il controllo con Marco Voci che recupera la sfera, si appoggia verso Bassi De Massi. Tocco per Ienco, ha davanti a sé Miceli. Si allarga Ienco e poi di sinistro cerca di servire, in questo caso, mister Pisano. Ma come sappiamo, si tratta di un allenatore che è fuori dal campo e quindi la rimessa laterale è in favore del Real Mileto. Pallone che si impenna quando siamo giunti al 4 45 minuto di gioco, vedremo quanto recupererà Tesoriere con Procopio. Bellissima l'apertura per Marcellino, di prima per Marco Voci. Marco Voci alla fine viene contratto da un grande rientro di Galati. E qui potrebbero esserci gli estremi del, del rigore, ma Tesoriere è deciso. Sentiamo un attimo Giuseppe Ranieri. Bellissima l'azione, c'era il fallo. Sì, sì, una bella azione. Il fallo, il fallo, il fallo c'era, è stato pungolato da dietro e quindi è caduto Marco Voci. L'arbitro è stato distante dall'azione, era sul centro, quindi coperto, non ha visto. Ma noi da sopra abbiamo avuto lo spazio libero per vedere proprio la spinta. Intanto Paparazzo colpisce di testa, siamo nel primo minuto di recupero. Galati ruba palla quasi Ienco, ma Galati riesce a proteggerla, tocco verso uh, Tadawa che controlla e lancia verso Miceli e il pallone finisce in out. Non ha segnalato il recupero che prevede di concedere il signor tesoriere, ma a questo punto possiamo dire che sarà sicuramente superiore al minuto visto che siamo al 46esimo. La rimessa in campo è per il Montepaone con Ienco che si prepara appunto Toccare per paparazzo di petto per Mellace, il tocco all'indietro, vede Riso che ruba palla. Attenzione, Riso e segna Riso in chiusura di questo primo tempo su un errore anche questo difensivo del Montepaone Riso l'ha messa dentro al 46esimo e 30 secondi riaprendo quindi una partita che sembrava eh, dall'inizio del primo tempo essere a favore del Montepaone quindi che, eh, possiamo annotare che al 46esimo del primo tempo ha segnato Riso per il Real Mileto e quindi si riprenderà probabilmente il secondo tempo dal risultato di Parigi 1-1 e non bisogna concedere niente agli avversari perché in questo caso come per Pezzano anche Lombardo non poteva fare nulla non poteva fare nulla sul giocatore che si è presentato da solo dopo il tocco arretrato errato da parte della difesa del Monte Paolo. Apertura per Enco che ferma il pallone con la mano perché non è riuscito a controllarlo e quindi si riprenderà con una punizione in favore di Galati quando siamo già al secondo minuto e mezzo di recupero eh, del primo tempo con Tessoriere che dà l'idea di voler far giocare ancora per un po'. In effetti ci sono stati vari momenti di interruzione del gioco. La palla. Vede arrivare eh, il pallone fino da Pezzano che lo controlla nonostante l'arrivo di Marco Voci, con, stoppa la palla e poi l'appoggia per Galati. Dopo tre minuti di recupero, siamo al 48esimo. Eh, il signor tesoriere della eh, sezione di Crotone manda tutti negli spogliatoi a bere un caldo I gol sono stati al primo minuto di Procopio, al 46esimo di Riso. Il risultato è di 1 1 tra Real Montepaone e Real Mileto. E noi vi diamo appuntamento all'inizio della seconda frazione di gioco. Yeah. Ricevitoria Gerace a Monteponerivo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche. Pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monteboleritomo. Su di noi puoi scommetterci. Gentili spettatori di S1TV, bentornati per gustarvi la seconda frazione di gioco, il secondo tempo della partita tra Real Montepaone e Real Mileto, quindicesimo turno del campionato di prima categoria calabrese, eh, girone, eh, girone C. Il primo tempo si è concluso sull'1-1 con rete al 44 secondo di Procopio per il Montepaone e al 46 minuto per eh, il il Real Mileto con eh, Riso e con le squadre appunto che stanno eh, tornando eh, in campo su un 1-1 che probabilmente ha meravigliato il Montepaone ma che ha premiato gli sforzi di un Real Mileto che ha continuato a giocare nonostante il, il duro colpo subito all'inizio, neanche un giro di lancette per quanto riguarda i secondi e sotto di una rete eh, causata da un errore così come è stato uno svarione difensivo della, del Montepaone a causare il gol appunto. Di riso in, nel tempo di recupero. Vediamo intanto le formazioni: le due squadre che si presentano con Pezzano, Galati, Calabria. Per quanto riguarda il Real Mileto, Grillo, Sgottonaso, Miceli, Giammetta, Daua, Riso e Buccinà. Eh, il giocatore Grillo è stato sostituito al venticinquesimo del primo tempo da Colace per infortunio. Il Montepaone risponde eh, invece con Lombardo, Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Bassi De Masi, Cannistrà, Marco Voci, Procopio, Marcellino e, e Paparazzo. Vediamo eh, se c'è in campo il numero due Fiorentino che eh, ora vedremo perché che aveva subito un colpo, come si diceva in tribuna stampa, aveva poi una fasciatura alla testa eh, bianca e non azzurra come quella di Chiellini nella partita di ieri della, della Juventus, però ugualmente una fasciatura, però in questo momento non ci sembra di vedere appunto Fiorentino. Contiamo un attimo i giocatori, infatti sono nove i giocatori del Monte Paone e quindi, compreso poi il portiere, saranno dieci e quindi aspettiamoci di vedere l'ingresso in campo di un sostituto di Fiorentino. No. C'è Fiorentino, non molla, anche lui eh, un uomo che per buttarlo giù ci vuole una cannonata, eh, torna in campo con decisione, quindi un applauso al numero 2 del, eh, del Montepaone e sta rientrando in campo anche eh, Lombardo. Eh, quindi, quindi non ci sono al momento eh, sostituzioni, eh, Giuseppe Ranieri invece io se ho un, un dolore all'unghia non entro più in campo, me ne torno subito a casa. Eh no, eh, deve passare il tempo di recupero, cadere l'unghia e poi ritorni. Intanto sono, sono partiti, eh, segnaliamolo anche sul nostro cronometro, così possiamo poi. Eh, seguire l'andamento della partita c'è subito uno scambio di colpi a centrocampo, ma sempre con grande eh, fair play. E quindi si riprende con eh, il Montepaone che attacca rispetto alla nostra postazione, qui in eh, tribuna stampa, nel secondo anello. E fra Botto Mannis da sinistra verso destra con la casacca scura, mentre eh, rosso-blu sono i giocatori del Real Mileto. Recupera anche Pezzano. Mh, ritengo che a questo punto il Real Mileto imposta anche sul contenimento e sulla tranquillità questa seconda frazione di gioco mentre Pezzano poi serve per Calabria che riceve il pallone ha di fronte a sé Marcellino e cerca il lancio verso l'autore del gol eh, Riso che però non aggancia si chiude la morsa eh, intorno a Tadaua con Conidi e Fiorentino che poi appoggia il pallone a Lombardo che restituisce la palla a Conidi disturbato da Riso il tocco poi vede inserirsi Jamet che controlla la palla tocca per riso che la, la controlla a sua volta cerca di andarsi tra due avversari non passa deciso e corretto l'intervento di Conidi ma la palla è finita in out e quindi si riprenderà con una rimessa laterale con Gemme imperfetto il, eh, lo stop lancio in profondità colpo di testa di sgotto e poi ancora la palla che viene intercettata sempre di testa da sgotto paparazzo recupera con decisione col volto tocca verso Marco Vosci non riesce a controllare Marco Vosci e il tocco è per Celi che ha di fronte a Seienco cerca di eludere la marcatura del numero 3 il Montepone, ci riesce però passando a un avversario. Mellace recupera la palla, sventagliata verso Marco Voci, non era fuori gioco probabilmente. Ma il colpo di Marco Voci, il colpo di testa, risulta debole e bloccato da Pezzano. In questo caso, Tesoriere è stato un po' pilatesco: non ha visto niente, non ha detto nulla. E vediamo se ora interviene però nei confronti di Calabria che per ammonirlo appunto ribadire che eh, comanda lui. Probabilmente c'era il fuorigioco però tesoriere non aveva detto niente, intanto noi annotiamo la munizione per Calabria. Eh, Giuseppe Ranieri, cosa, cosa ha pensato Tesoriere? Tesoriere ha pensato che doveva ammonire perché la partita gli poteva sfuggire di mano. Tra l'altro non era neppure il primo caso da parte del calciatore per cui era già stato redarguito precedentemente tanto Sgotto rinvia dove però colpisce di testa Fiorentino, Mellace tocco verso Paparazzo, apertura bellissima per Marcellino entra, alza la testa, mette in mezzo decisivo il tocco di Sgotto che mette in calcio d'angolo e si tratta del terzo calcio d'angolo della partita, il primo del secondo tempo in favore del Monte Paone e vediamo che Fiorentino e Mellace appunto vanno a, a preparare lo schema chiedendo però poi a Tadawa di rispettare la giusta distanza eh, come richiesto in questi casi, Fiorentino per Mellace, tocco ancora per Fiorentino, non era uscita la palla o Forse sì, secondo eh, tesoriere e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Real Mileto. Che a questo punto eh, sta gestendo questi primi minuti di gioco e siamo al terzo del secondo tempo con grande copertura e grande attenzione nei confronti di un Montepone che invece è entrato con uno spirito arrembante e deciso. Mellace eh, scambia con Conidi apertura per paparazzo, tocco per Cannistra, ancora scodellata la palla verso Marcellino. Elegantissimo lo stop di Marcellino. Che che viene un po' travolto da uh, Calabria, che praticamente lo butta giù per terra e quindi si riprenderà con una punizione in favore del Montepone, probabilmente calciata da Paparazzo. Vedremo ora se di destro o di sinistro per i lunghi che vanno ad affollare subito l'area di rigore del, uh, del Mileto. Uh, ecco, vediamo Conidi, c'è Cannistra, c'è anche Procopio, chiaramente Marco Voci, tirerà di destro uh, Paparazzo con Fiorentino che comunque apre uno spazio eventualmente per un tocco laterale per un approfondimento verso la bandierina del calcio d'angolo parte invece paparazzo parabola arcuata Procopio si gira perfetta la torsione imprecisa la mira e la palla finisce alta sulla traversa però eh, l'intesa c'era tutta solo che Procopio non ha avuto la capacità di mettere nella, nello specchio della porta un pallone delizioso fornito da eh, paparazzo e quindi si prepara a rinviare Pezzano ma ritengo che i nostri amici della Gazzetta del Sud e del Quotidiano del Sud dovranno annotare parecchie azioni di attacco del Montepaone quindi pronti con penna e libretto per poter prendere queste annotazioni. Con esperienza Grillo copre su uh, Marcellino e la palla finisce in rimessa laterale in favore appunto del, del Mileto con Calabria che si distingue perché è il numero che non si legge quindi siamo sicuri che è il numero 3. Eh, Fiorentino Pisce di testa, ancora elegante lo stop di sinistro di Calabria contratto da Marcellino e si riprenderà con un'altra rimessa laterale in favore della squadra vibonese con eh, Calabria che tocca per Grillo, ancora Calabria, tre giocatori su di lui, deciso l'intervento di eh, Procopio, cade però Calabria e l'arbitro fischia la punizione in favore di un Mileto che chiaramente non ha nessun interesse ora ad accelerare ma sicuramente si difenderà in maniera ordinata non rinunciando ad eventuali ripartenze pericolose. Di destro sarà Grillo a calciare alla ricerca di Tadawa, ma di testa eh, Fiorentino colpisce per Mellace. Mellace appoggia per Paparazzo, scambio tutto di prima con Cannistra, che eh, protegge la palla, appoggia per Marcellino, eh, che evita un paio di avversari, tocco verso Marco Vosci, che anche qui c'è stato un, un intervento miracoloso, prima di Colace e poi eh, dell'altro difensore Calabria che hanno impedito a Marco Voci di poter gestire il pallone sull'elegante e delizioso passaggio di Marcellino. Ecco che Paparazzo si prepara a calciare con Mellace e Fiorentino che sono vicini a lui, eh, tocco per Mellace, incrocio Paparazzo Fiorentino, Mellace mette in mezzo il pallone, colpo di testa ancora di Procopio, ancora una volta impreciso però l'importante è esserci in queste occasioni e quindi eh, bravo anche Procopio che si è fatto trovare pronto all'appuntamento forse doveva essere un po' più deciso nell'impatto di testa sul pallone sarà Pezzano a calciare questo rinvio dall'area piccola vertice sinistro dell'area dell del portiere e invitando i suoi a salire quanto più possibile per poter alzare il baricentro dell'azione e non essere schiacciati dal Montepaone rilancio che però viene colpito da Cannistra elegante ancora Marcellino stop di petto a di fronte a sé un avversario torna indietro e tocca per Mellace ma si inserisce Grillo protegge il pallone lo recupera evita anche Mellace e poi cerca il lancio in profondità in una zona di campo presidiata soltanto da Gianmarco Lombardi che fa Lombardo che fa partire ancora eh, Bassi De Masi e il Montepone con calma sangue freddo e decisione reimposta ancora l'azione e lo stesso Tadawa che continua a dare fastidio in fase di eh, partenza all'azione del Montepone canistra recupera la palla di fronte a Segrillo se ne va in velocità prende velocità il numero 20 del montepaone viene spostato da grillo con grande esperienza giusta la segnalazione in questo caso di eh, tesoriere che ammonisce anche grillo ha aspettato praticamente che si sviluppasse l'azione e probabilmente è giusta questa segnalazione che vede ancora una volta paparazzo prepararsi a calciare con tesoriere che annota tutto sul suo eh, fa, eh, fatidico libretto e, si prepara a calcolare i 9 metri 15 m per la barriera che sarà composta da riso e da Grillo. 9 metri non proprio 15, ci dice il nostro computer, qualcosina in meno, ma si tratta di centimetri. E paparazzo che si prepara con eh, vediamo 5 giocatori del Monte Paone all'interno dell'area di rigore, marcatura uomo da parte del Real Mileto. Che però comunque cerca anche di mettere in fuoco in offside i giocatori. Parte la parabola di paparazzo. Colpo di testa di Marco Volo e ancora una volta la palla non inquadra lo specchio della porta e finisce appunto in out però sono già tre azioni pericolose orchestrate da un Montepaone che sta diventando asfissiante per una difesa comunque ordinata del Real Mileto vediamo appunto che si prepara Pezzano a effettuare questo rinvio lancio che supera la metà campo ma finisce nella zona di competenza di Fiorentino e Cannistra che impediscono appunto al riso di arrivare sul pallone e allora sarà Fiorentino a effettuare questa eh, rimessa laterale. Vediamo che parte la palla verso Cannistra che di esterno destro cerca di imbeccare uno dei suoi compagni. Rinvio. Da parte di Sgotto ancora una volta Fiorentino colpisce di testa con Buccinà che ruba palla, evita anche Ienco, sovrapposizione di un suo compagno e lancio verso Tadawa, che però vede, vede Conidi coprirlo e ancora una volta l'uscita di Lombardo con la copertura di Conidi impedisce a Tadawa di raggiungere il pallone. Un po' compassato il Montepaone ma si tratta più che altro di attenzione agli schemi tattici e tecnici per aprire un po' la difesa soprattutto sugli esterni del Mileto. Tocco per Bassi De Masi, apertura verso Ienco che riceve la palla, di fronte a sé Calabria lo punta in velocità, evita doppio passo, cerca, lancio per Marco Voci, ancora una volta buono il gioco di Pezzano e Sgotto che impediscono al bomber del Montepaone di raggiungere appunto la sfera e di cercare di indirizzarla verso la porta. Giuseppe, come vedi questo inizio di secondo tempo? Un ottimo inizio da parte del Montepaone che si è proiettato per ben quattro volte anche se su calcio piazzato dalle parti del portiere ospite ma è mancato il giusto guizzo e questa squadra comunque produce tanto ma, ma manca sempre l'imbucata purtroppo Giorgio. Però siamo ancora al decimo del secondo tempo e la partita è comunque interessante, giocata tra, tra due squadre che danno del tuo alla palla. Il lancio è verso Ienco con Calabria che protegge, la, anzi si tratta di Galati, che protegge la palla e poi la, rimette, la mette in rimessa laterale e lo stesso Ienco va a recuperare il pallone. Effettuerà quindi la rimessa laterale in favore della squadra di casa che sta effettivamente effettuando un certo predominio territoriale. Mentre notiamo che Mister Spina sta dando delle indicazioni eh, a riso. Ancora una rimessa laterale in favore del Monte Paone, sempre di competenza eh, per territorio di Yenko eh, e la rimessa vediamo, favorirà eh, Canistra. Che si è spostato un po' più in avanti. Viene anticipato da eh, Jamet che lancia per Tadawa con Conidi che appoggia per. Fiorentino moto perpetuo di Tadawa, ma il lancio favorisce Procopio. Apertura per Marcellino di un soffio troppo lunga, però ottima l'idea da parte di eh, Procopio. E Marcellino non riesce a raggiungere la sfera. Con eh, una prima sostituzione che avviene quando siamo all'undicesimo minuto del secondo tempo. Paparazzo lascia il campo in favore di Domenico Voci e quindi annotiamo all'undicesimo del secondo tempo l'uscita di eh, Paparazzo è l'ingresso di Domenico Voci, quindi eh, cerca di aumentare il tasso di creatività e di fantasia, però ricordiamo che sia Voci che eh, Paparazzo sono due giocatori tecnicamente veramente qualificati. Il rilancio di Calabria verso uh, Tadawa che protegge la palla, Giammay velo per grillo, si apre tutta l'azione del uh, Real Mileto con Buccinà che controlla, appoggia a sua volta per Galati che alza la testa, uh, scatta in profondità e poi mette la Palla in mezzo, dove però Conidi fa buona guardia e tocca per un cannistra oggi onnipresente in più zone del campo, sia in zona difensiva che in zona d'attacco. Stop di Procopio che protegge la palla nonostante l'irruenza di sgotto, e poi eh, Bucinà che toglie, soffia il pallone a mellace, e ancora Procopio che recupera con un tackle. Ma Bucinà sicuramente si fa valere, eh, protegge la palla e, si, e gestisce poi il lancio, cercando di favorire lo scatto di riso, elegante lo stop di petto di Conidi per Cannistra, apertura verso uh, Voci, ma Colace lo ferma, Mellace apertura perfetta per Marcellino che riceve la palla, si protende per il cross decisissimo l'intervento di Calabria, effettivamente uh, forse doveva metterla in mezzo di prima intenzione, ha aspettato qualche secondo di troppo e ha permesso uh, Marcellino a Calabria di chiudere l'azione e quindi arriviamo al quarto angolo della partita in favore del Montepone battuto subito per Mellace da, Marco, da Domenico Voci che riceve poi il ritorno da parte di Mellace, evita un avversario, scambia con Fiorentino che entra in aria, Fiorentino allarga per il tiro di Marcellino che non è perfettamente convinto. Viene fuori una, un tiro che è una via di mezzo tra una cross e un tiro sotto la traversa, e la palla si perde in, in out. Vediamo ora che eh, probabilmente si sta scaldando anche eh, Gullà, quindi non c'era il portiere, abbiamo Gullà e Colasce in panchina per quanto riguarda il Mileto e vediamo che eh, Tadawa riesce, cerca di rubare palla prima a Cannistra e poi a Fiorentino e ci riesce. Cade per terra e l'arbitro fischia punizione e quindi si riprenderà con. Una punizione in favore del Real Mileto eh, che viene eh, indicata la posizione esatta da eh, tesoriere quando siamo esattamente al quarto d'ora, 14 minuti e 13 secondi eh, di gioco del eh, secondo tempo. Il risultato è di 1 a 1 tra eh, Real Montepaone e Real Mileto e ci penso ora Grillo di destra a cercare di favorire il colpo di testa di qualche suo compagno. Anzi no, si appoggia su Calabria, scambia con quest'ultimo e ancora Grillo ma il Montepaone si è già scambiato con due linee di difensori, tocca ancora però in profondità per Calabria, di fronte a sé Fiorentino, cerca di andarsene in velocità, poi mette in mezzo ma non riesce a imprimere la giusta traiettoria al pallone che finisce in out. Come sono le riserve energetiche del Montepaone, Maurizio? Quelle è vero che ci sono, anche quelle del Mileto comunque, perché sono ancora molto lucidi, energici. Eh, arrivano pure loro spesso su, sulle prime palle eh, niente, bisogna essere più precisi in fase di conclusione come al solito Quanto corre Tadawa? Eh, è un giocatore che si sta sicuramente distinguendo Ecco che intanto recupera il pallone Buccina se ne va a destra, tocca per Riso. Ma Conidi fa buona guardia, evita che il giocatore, l'autore del pareggio del Mileto, eh, prenda la palla. E poi Domenico Voci viene anticipato. Ma la palla eh, scivola in rimessa laterale, zona difensiva del eh, Monte Paone. E quindi si riprenderà appunto con una rimessa, però all'altezza della propria area di rigore. Per quanto riguarda appunto il Monte Paone, con il Mileto che appunto pressa, recupera ancora un pallone eh, Tadawa che cerca di andarsene, anzi si tratta di me Evita un paio di avversari, scarica eh, su eh, Galati, il tocco poi vede Mellace elegantemente liberarsi dall'avversario con un tacco e poi rinviare in una zona dove però c'è Grillo. Il Montepaone è arretrato e il Mileto ha subito alzato il proprio baricentro. La palla finisce in rimessa laterale, secondo eh, tesoriere, eh, l'arbitro di Crotone, eh, in favore del Mileto. E ancora una volta il pallone viene toccato ma recuperato dal Montepaone con Mellace che preferisce allargare verso Fiorentino che rincorre la palla riesce a raggiungerla appoggiando per Marcellino che tocca per Cannistra che se ne va di forza a sgotto recupera palla mette in mezzo e un grande gol di Procopio il gol dello, il colpo dello scorpione su una progressione eccezionale di Cannistra quando siamo giunti al sedicesimo minuto colpo di tacco di Procopio e la palla finisce in rete per il 2-1 del Monte Paolo vale tutto il prezzo del biglietto questa azione Procopio va a esultare insieme ai suoi compagni ma è esploso il frabotto Mannis con un cross precisissimo di Cannistra che ha vinto un duello di potenza partendo in velocità con Sgotto che è anche un signor marcatore e poi Procopio che ha fatto una cosa che se l'avessero fatta in Serie A stasera avrebbero parlato per ore alla Domenica Sportiva ammesso che ci sia Domenica Sportiva Procopio al sedicesimo, Montepaone 2, Mileto 1. A questo punto cambia ancora il volto della partita e sicuramente il Mileto non ci sta a perdere una partita che ha comunque giocato a, a ottimo livello. E, e sentiamo allora come sarà raccontato sulla carta stampata eh, questo gol da parte di eh, Giuseppe Ranieri. Eh, Giuseppe serve un titolo in grassetto. È un grande gol da parte di Procopio, che insomma, legittima il vantaggio e riapre eh, per il Monte la possibilità di conquistare tre punti importanti. È un grande, grande gol di Procopio. Soprattutto perché il Mileto sta giocando veramente bene. e Quindi, questi punti sono ancora più importanti laddove dovesse permanere questo risultato. E soprattutto, vediamo scatenato Cannistrà che ruba palla senza fallo, dice Tesoriere, mette ancora in mezzo la palla, danza in area di rigore. Tiro di Domenico Voci di sinistro su tocco di Marco Voci. E la palla finisce in out. Ma attenzione perché c'è un signor Cannistrà che è salito in cattedra, spostato saggiamente sulla fascia destra da parte di. Mister Pisano che vuole sicuramente questi tre punti per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a dire. E chiediamo a Maurizio Vatrano: Ma è vero che si è spostato come posizione cannistra in questo secondo tempo? No, <ride> penso che anche prima era diciamo, un centrale leggermente spostato sulla, sulla parte destra, e, 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 diciamo che in generale. Ha accelerato i tempi il Monte Paone perché giustamente sull'1-1 non possiamo accontentarci di un pareggio, è naturale questo, quindi abbiamo moltiplicato le forze. Comunque Due cross di Cannistra hanno creato due momenti importanti eh, di gioco. Ancora la palla finisce nella zona dove c'è il riso che viene contratto sempre dal solito Cannistra e da Fiorentino e la palla finisce in rimessa laterale. 19 minuti, 20 secondi e una manciata di centesimi e di decimi per il Montepaone che è in vantaggio per 2 a 1 e per un Mileto che sicuramente non ha mai una bandiera bianca, anzi continua a crederci perché eh, praticamente... Eh, ha dimostrato di aver impostato una partita saggia, attenta e volitiva. Lancio ancora verso Marco Voci che protegge il pallone per l'ingresso di Jenko, ma viene ribattuta la sfera e Bassi De Masi fa buona guardia su quel Tadawa che da solo ha retto un po' tutto l'attacco del, eh, del Real Mileto, permettendo così anche al riso di girargli intorno e di fungere da seconda punta, un po' defilata, ma certamente molto pericolosa. Rimessa laterale eh, di cui si. In carica, Ienco la palla finisce però ancora a eh, Tadaua e ancora Riso. Colpo di tacco parte Tadaua in velocità. Ecco il riso che recupera la palla. Prima era Miceli che aveva giocato ancora un passaggio, probabilmente cade, ma non c'è fallo. Riparte il Monte e Mellace molto sportivamente mette la palla in out nel momento in cui il, giocato il, il giocatore avversario è rimasto per terra, anche se non c'era stata segnalazione da parte eh, dell'arbitro. Giusta la scelta di mellace perché nessuna azione può va, eh, compiuta nel momento in cui un avversario cade, anche se il regolamento prevederebbe che se fosse, dovrebbe essere l'arbitro a fischiare e a bloccare appunto il, il gioco laddove lo ritenesse opportuno. Vediamo che si sta preparando anche l'altra sostituzione da parte del eh, Real Mileto. Si riprende con una rimessa laterale con Calabria appunto, che restituisce la palla tra gli applausi del pubblico che ora è diventato eh, festoso, il numeroso pubblico che assiepa qui sia il primo che il secondo anello del Frabotto Mannis e Lombardo si prepara a un rinvio che supera tranquillamente la metà campo e viene arpionato dal eh, numero 11 Bucinala. La palla ancora rilanciata in direzione di Lombardo che tranquillizza i suoi e fa ripartire l'azione mettendo il pallone sui piedi di Fiorentino. E ancora Fiorentino che supera la metà campo, movimento da parte di tutti i suoi compagni, soprattutto di Cannistra. La palla arriva poi verso Marco Voci, chiuso da Colace, calcio d'angolo in favore. Del Real, del Real Montepaone, quinto calcio d'angolo contro il solo calcio d'angolo che è stato battuto appunto dal Real Mileto, e ancora lo schema tra Domenico Voci, Mellace, Fiorentino: incrocio si libera. Domenico Voci di sinistro mette la palla in mezzo, colpo di testa, Procopio riceve il pallone. Ma in questo caso era eh, in fuorigioco sul colpo di testa di Conidi che l'aveva appunto eh, favorito. Ma Ienco recupera ancora il pallone, cerca. Di andarsene in velocità, ma viene bloccato dal, da Bucina. Ancora recupera il pallone, eh, Salvatore Procopio. Il rinvio, però, vede Conidi appoggiare per Domenico Voci. Controllo della sfera, tocco per Fiorentino, attaccato da eh, eh, Jamé. Appoggia il pallone per Fiorentino, forse un po' più indietro rispetto alla posizione di Domenico Voci, e quindi si deve ricominciare con, con Idi che eh, passa il pallone a Fiorentino. Scambio con Mellace e ancora eh, Marcellino, ancora Fiorentino si fa un po'. Di Torello con Miceli che cerca di andare a dare fastidio a Lombardo. E ancora con Idi. Miceli si eh, danna l'anima cercando di disturbarli ma non ci riesce. Ancora il passaggio è per Domenico Voci non era in fuorigioco, anzi lo era, avevamo sentito una voce di Mimmo Cosentino qui in tribuna stampa che senza VAR, senza monitor di servizio aveva detto che era fuorigioco, l'occhio dell'arbitro sbaglia raramente. E c'era, si vedeva, era netto questo fuorigioco, quindi non poteva sbagliare questa volta l'arbitro. Allora, Giuseppe Ranieri, tu che hai invece il monitor davanti, confermi quello che ha detto Mimmo? Sì, sì, non posso che confermare. Ha aspettato l'arbitro che toccasse la sfera come da regolamento, poi ha fischiato. Intanto Calabria eh, cade dopo aver fatto un bel gesto atletico. Probabilmente si è dato un calcio da solo perché ha fatto eh, un'azione eh, elegante, ma eh, che però l'ha autodanneggiato. E viene messa la palla in rimessa laterale da parte di Marcellino, che poi si scambia un abbraccio con Domenico Voci. 24esimo minuto del secondo tempo, Monte Paone 2, eh, Real Mileto 1. Le reti sono state di Procopio per quanto riguarda il Monte Paone, quindi una doppietta. E diritto per quanto riguarda il Mileto. Si riprenderà con una rimessa laterale, vediamo chi decide di andarla a battere. Mentre mentre Spina e Pisano stanno dialogando dalle rispettive aree tecniche, vediamo che Calabria si prepara a battere, il tocco è per Riso che lascia la palla direttamente a chi la vuole e in questo caso si tratta di Conidi, tocco per Lombardo che esce fuori dall'area di rigore quindi opera con i piedi, il rilancio cercando di favorire Ienco, tre su di lui recupera palla il Mileto con Buccina che riesce a il ritorno di Yenko alza la testa, cerca di passare a uh, Tadag. Uh... Tadaua, il tocco è per Jammeh, si chiude come al solito la difesa del Montepone, riparte Marcellino che evita un avversario, tocca per Domenico Vosci, Marco Vosci è sul filo del fuorigioco alla Inzaghi però eh, si rallenta un un'attimolazione per poter ragionare con Mellace, per Cannistra sovrapposizione di Fiorentino, Cannistra mette in mezzo il pallone, imperfetto l'aggancio di Marco Vosci che però poi si appoggia su Domenico Vosci, bellissimo il dribbling, entra in area di rigore, mette ancora in mezzo, ci pensa Sgott. Anche lui, autore di una prestazione veramente maiuscola, a ribattere e poi a rinviare in direzione di Riso e Miceli, fermati da Bassi De Massi per Rienco. Rienco cerca di ragionare e si affida quindi a Mellace. Appoggio per Cannistrat. Cannistrat in profondità verso Marcellino, inesauribile. Raccoglie palla, gli viene chiesto il passaggio da Marco Voci. Marcellino cerca lo scambio in velocità ancora una volta. Sgotto e poi Grillo dicono no. E riparte il Mileto con. Il numero 11 Buccinà che tocca per Miceli, grande ritorno di Ienco, ma il passaggio è per Riso, se ne va in velocità Bassi de Masi che riesce a anticipare il pur veloce giocatore del Mileto, Ienco, il rinvio però è impreciso, ancora una volta Buccinà che sta tessendo un grande lavoro all'altezza del centrocampo, si appoggia per Grillo, accelerazione, appoggia ancora a sua volta per Riso che controlla il pallone, entra in aria di fronte a Semellace, lo evita, mette in mezzo attenzione perché in questo caso probabilmente Calabria era leggermente più avanti e non ha potuto impattare con la sfera, raddoppio la marcatura, ci sono Cannistrà e Fiorentino dubito che Calabria possa uscire di lì, invece ci riesce e la palla scivola verso Buccinà che però strozza troppo il tiro di destro e la sfera finisce una decina di metri lontana dal palo della porta difesa da Lombardo. Complimenti al Real Mileto che comunque sta giocando la sua partita con ...contro un Real Montepaone che dopo essere passato in vantaggio eh, grazie a una serie di azioni perché poi il gol è scaturito dopo 3-4 azioni eh, pericolose sta cercando di legittimare questo proprio predominio in un minuto il 26esimo che però prevede ancora tanti sviluppi interessanti per questa partita che sta veramente entusiasmando il numeroso e correttissimo pubblico presente. Il lancio a favorire Procopio che stoppa di petto fa sportellate con sgotto poi ci pensa sa, già a a fronteggiare Cannistra e a rilanciare, però in una zona dove Fiorentino recupera la palla. Procopio il match winner fino a questo momento del match Canistra Giammelli fa da argine Canistra e poi arriva Grillo che gli dà una spinta. Lamentandosi poi che queste spinte insomma, non sono cose particolarmente gravi, certo per buttare giù Cannistra ce ne vuole, ma comunque la spinta era, era netta. Vediamo intanto l'uscita, entra il numero 16 eh, Doria ed esce il numero 21 Marcellino, quindi un rientro importante quello di Doria, vero Maurizio? Molto importante. Eh, il ragazzo ci teneva particolarmente. La speranza è che eh, l'intervento sia, cioè appare sia andato bene, però eh, come accade spesso in questi casi bisogna attendere la risp risposta del, del campo. In bocca al lupo a Doria con Mellace che calcia, Pezzano rinvia Colace e poi è proprio Doria che cerca il tiro di potenza, Doria è entrato al 27 minuto del secondo tempo, però la palla finisce lontana dal, dalla porta difesa da Pezzano. Quindi Doria al posto di Marcellino quando siamo praticamente a un quarto d'ora abbondante dalla fine del match. E ancora Cannistra che non riesce a stoppare benissimo, ha di fronte a Seriso. Che cerca di rubargli palla anzi si tratta di Miceli la palla era probabilmente uscita Miceli non è convinto ma è giusta la valutazione di eh, tesoriere con Fiorentino che effettuerà appunto la rimessa vediamo che entra ora a questo punto ritengo si tratti di Gullà che entra al posto di Jamet anzi no di Tadawa quando, eh, quando siamo al ventinovesimo minuto quindi Vediamo se si tratta di Giammè o di Tadau, anzi dovrebbe essere Giammè, e quindi Gullai, il numero 13, entra al posto di Giammè. Vediamo un attimo che eh, Doria, appunto, viene contrato e la palla finisce in rimessa laterale, che sarà effettuata appunto da, eh, da Fiorentino. Intanto incominciano a calare le prime ombre della sera. Fortunatamente ancora non piove come era stato previsto dalle appunto previsioni. Eh, ecco La palla si impenna, riceve Procopio e Procopio sul tocco preciso di Yenko fa suo il pallone, lo porta letteralmente a casa perché è autore di una tripletta e al ventinovesimo questa volta Procopio non sbaglia, colpisce dal basso verso l'alto e il Montepaone Paone al ventinovesimo minuto del secondo tempo eh, con Procopio mette una serie di ipoteca sul successo, sul successo finale eh, con questo gol dove effettivamente Ienco ha messo una palla deliziosa e Procopio non poteva far altro che segnare e quindi si riprende con un 3-1 quest'ultimo quarto d'ora vedrà appunto il Real Mileto cercare ugualmente di combattere ma certamente questo colpo è stato duro intanto rinvia Bassi De Masi nella zona di Miceli il colpo di testa a favorire Calabria che stoppa il pallone, ha di fronte a sé sia Doria che Canistra scarica per Buccinà, Buccinà Accarezza il pallone e poi apre in direzione di Galatti. Elegante lo stop del numero 2 del Real Mileto. Palla verso ci sembra Tadawa che controlla e poi ci pensa Grillo a scaricare il tiro. Il pallone però sopra la traversa e quindi lontano da, da qualsiasi tipo di pericolo per quanto riguarda Gianmarco Lombardo. Quindi vediamo che ora calcerà Gianmarco Lombardo con Gullà che cerca di chiamare eh, i suoi a una disposizione omogenea, si schiera ora con il tridente il Real Mileto e Lombardo va a cercare appunto Mileto, eh, va a cercare Fiorentino. Stop di petto del numero 2 del Monte Paone, appoggia per Canistra che gli restituisce la palla. Evita l'intervento di Bucinà e tocca per Domenico Voci, chiuso. Domenico Voci, Grillo ruba il pallone, se ne va in bello stile, punta l'avversario, cerca poi Riso, ma ancora una volta è Conidi che fa ottima guardia e poi tocca per Doria Cannistrà ancora per il lancio, ma con Sgotto che blocca tutto. Conidi poi a Cannistrà che è all'altezza della metà campo, si ferma, protegge il pallone da parte di Bucinà, parte molto bene Procopio, liberandosi di forza di eh, Sgotto, ma il ritorno. Di Colace è sicuramente deciso. E la palla finisce in rimessa. Laterale. Il Montepaone che ora vola sulle ali dell'entusiasmo al 32esimo minuto 3-1 in favore del Montepaone In fase di previsione era uno dei, qui in Tribuna Stampa era uno dei risultati gettonati, ma bisogna vedere come finirà alla fine questa partita. Fiorentino mette in mezzo il pallone, esce con sicurezza Pezzano, fa sua la palla e lancia poi in direzione di Tadawa. Che evita un avversario, poi si appoggia sul numero 20 Misceli che cerca di superare il Raddoppia la marcatura con Marco Voci che in copertura modello Higuain riesce a recuperare la palla. Voci per Canistra, eh, Tekel vincente di grillo con Miceli che si appoggia su Tadawa. Tadawa controlla il pallone, punta l'avversario, si allarga poi verso riso controllo della palla da parte del numero 10 autore del gol mette in mezzo e ci pensa ancora un onnipresente canistrà a mettere la palla in calcio d'angolo per il secondo tiro alla bandierina del match per il Real Mileto 3 a 1 quando siamo al 33esimo minuto con calcio d'angolo che sarà battuto da Buccina e con tutti i lunghi del Real Mileto e la consueta difesa zona da parte del Montepaone con due File da tre giocatori eh, che si sovrappongono e poi Procopio che rinvia in una zona dove c'è soltanto riso, che recupera la palla, si appoggia, anzi finta di appoggiarsi, inganna anche noi e se ne va elegantemente verso eh, Calabria anzi Galati, eh, ma viene ancora intercettata la palla dal Montepaone eh, con Domenico Voci. Tocco per Doria, lancio a cercare Marco Voci, ancora un monumentale sgotto che blocca eh, questo tentativo, il ritorno da parte di Gullà che va a lottare proprio con decisione e anche con correttezza diciamo con Canistra e la palla rimane in, ehm, in possesso del Montepaone con una rimessa laterale che viene affidata a Fiorentino. Fiorentino osserva un attimo il piazzamento dei compagni e poi scarica verso Procopio. Stop di Suola, ancora Doria che innesca Procopio ha di fronte a Secolace che con molto coraggio mette la palla eh, in out rischiando anche un qualcosina, ma è stato provvidenziale il suo intervento per evitare ogni tentativo di penetrazione da parte di Salvatore Procopio. Non ha fretta nell'effettuare la rimessa il Montepaone, eh, lo diamo anche Mimmo Cosentino per una bellissima musichetta del cellulare che poi cercheremo di pubblicizzare successivamente. E ecco che Marco Voci recupera il pallone. Eh, però non riesce a servire nessun compagno e ancora riparte il Mileto con eh, Miceli che tocca verso Gullà si chiude la eh, difesa del Montepaone e riparte ancora sull'asse, sulla catena di destra Fiorentino Cannistrà per poi toccare a Doria, ancora per Mellasce, si organizza tutta la fase offensiva del Montepaone con Procopio che si è spostato molto a destra sull'esterno, Fiorentino che si appoggia a sua volta a Lombardo cercando di tirare fuori quelli che sono i Giocatori appunto del Mileto, il colpo di testa di Cannistra favorisce Procopio ancora una volta. Colace anticipa con l'aiuto di sgotto eh, Marco Voci. In questo caso, forse questione di centimetri. Il pallone doveva aggiungere di qualche centimetro eh, più avanti. Giuseppe Ranieri. Comunque, ci stiamo divertendo. Sì, sì, una partita aperta, il Real Mileto già dal 25 del primo tempo ha cominciato a giocare un buon calcio, il Montepaone è venuto fuori bene e con la tripletta di, di Procopio eh, sta per portare a casa un bel risultato. Intanto però i giocatori continuano a dare l'anima in campo con Domenico Voci che appoggia per Ienco, ancora un tocco verso Bassi De Masi in proiezione offensiva, tampinato dai difensori del Mileto e ora Ienco che recupera, cerca di andarsene, cade per terra e Tesoriere eh, fischia, legittimando la sua presenza perché erano vari minuti che non lo sentivamo più fischiare e quindi stava arbitrando abbastanza bene senza però intervenire. Ci sarà quindi una punizione in favore del Montepaone. Affidata ai piedi precisi dell'highlander eh, Armando Mellace, vediamo che stanno discutendo. Ci sembra che si tratti di eh, Grillo. Che ha qualcosa da dire appunto all'arbitro il signor Tesoriere. Mentre Mellace conta i passi alla Pianic prima di calciare in un'area di rigore affollata. Vediamo Canistra, vediamo Conidi, vediamo lo stesso Marco Voci e chiaramente vediamo eh, Salvatore Procopio che cerca di emulare Ciro Immobile. Ecco che si prepara appunto. Punto, uh, il, la punizione da parte di Mellace posizione defilata di tesoriere pallone alto colpo di testa Palo e Cannistrà ribadisce sul colpo di testa di Marco Voci poi Conidi ha colpito di testa e Cannistrà l'ha messa dentro con decisione un po' alla benattia diciamo e quindi quando siamo al 37 minuto di gioco 4-1 per il Monte Paone con Cannistrà che legittima un'ottima un'ottima prestazione andando appunto a legittimare eh, con il gol dopo una punizione di Mellace con colpo di testa di Conidi, Palo e poi eh, Canistra che ha messo dentro la rete che probabilmente mette in ghiaccio il successo per il Montepaone. E come dicevamo anche con Maurizio Vatrano nell'intervallo è un Montepaone che cresce nel secondo tempo. Cresce anche in funzione di, di quello che è l'avversario, di quelle che sono le condizioni del campo, del clima e, e del risultato, ovviamente, quindi all'occorrenza. Quindi un Montepaone che sa gestirsi e che viene gestito appunto dalla panchina, da mister eh, Pisano. Riparte comunque il Real Mileto al quale va dato comunque l'onore delle armi perché ha svolto una partita ed è riuscito anche a mettere in affanno il Montepaone quando ha segnato il pareggio al 46esimo del, eh, del primo tempo. E... E allora a questo punto chiediamo a Giuseppe Ranieri di segnalarci quelli che sono i migliori giocatori dell'uno e dell'altro schieramento dal suo punto di vista. Allora per quanto riguarda il Real Mileto personalmente mi è piaciuto Bucinà, che ha posto in essere una bella prestazione, è stato più volte ficcante. Per quanto riguarda invece il Montepone, beh oggi Procopio è stato un cecchino implacabile. E quindi ricordiamo che potete eh, confermare l'idea di Giuseppe Ranieri o cambiarla premendo il tasto fucsia del vostro telecomando e quindi partecipando alla decisione del miglior giocatore in campo. Intanto ancora Colace che ha fatto un'ottima partita pur avendo sostituito eh, il giocatore Naso al venticinquesimo del primo tempo quindi è entrato a gara in corsa, in corsa e blocca appunto questa ulteriore velleità offensiva da parte del Montepaone. Quando Stiamo per entrare, mancano 30 secondi nel quarantesimo minuto del secondo tempo di una partita che vede appunto il Montepaone prevalere per 4-1 e ecco che vediamo che c'è l'uscita. Vediamo, entra Carpino, un altro millennials, ed esce Mellace, quindi eh, salutiamo anche questo giocatore, mentre intanto c'è un infortunio per eh, un giocatore che non riconosciamo da questa distanza del eh, Real Mileto eh, e quindi intervengono i sanitari. Dovrebbe trattarsi di Grillo, ma ci riserviamo di darvene eh, conferma. Quindi è uscito Mellace e da minutaggio anche a quest'altro giovane, appunto Carpino, che come ci viene detto dalla distinta, gentilmente forniteci dall'ufficio stampa del Monte Paone, è appunto un classe, un classe 2000 e intanto si sono accesi anche i riflettori del Frabotto Mannis che si conferma impianto di prima qualità, avendo anche la possibilità in queste serate invernali un po' triste e piovose di, eh, svolge, di permettere lo svolgimento della partita anche eh, grazie all'impianto eh, luminoso. Vediamo che eh, proseguono intanto oh, l'intervento dei sanitari nei confronti del giocatore del Mileto. Speriamo comunque niente di grave, anche perché sono finite le sostituzioni possibili per il Mileto. E, eh, purtroppo mi sa che deve abbandonare il campo, speriamo si tratti di un qualcosa di chiaramente temporaneo c'è un segno da parte del dirigente accompagnatore che probabilmente fa capire che eh, si è fatto male e che quindi dovrà proseguire in 10 il, il Real Mileto, a meno che non giochi il dirigente, ma mi sembra che non sia il caso, e quindi si riprende, eh, si riprende con una rimessa laterale, mentre vediamo che vengono, che vengono date eh, appunto altre cure al giocatore del Mileto e a questo punto, senza voler rompere gli equilibri scaramantici che nel mondo del calcio sono notevoli, ci segnala sempre lui, l'uomo dei numeri, Maurizio Vatrano, che questa vittoria, questi tre punti del Monte Paone, a cosa portano, Maurizio? Portano che nella gestione Pisano. Allenatore del solo Monte Paolo dall'anno scorso a oggi, quindi in tre gironi, due di andata e uno di ritorno ovviamente: totalizza 100 punti. Quindi assieme alle 100 panchine possiamo festeggiare anche i 100 punti. Allora, è la giornata del 100, come dicevamo tra di noi all'inizio qui in tribuna stampa, 100 panchine di Mister Pisano, 100 punti nella gestione Pisano per quanto riguarda il Montepaone, quindi eh, un momento importante, anche se ripeto, bisogna dare merito e mh, dare atto al Real Mileto di aver giocato una signora partita che eh, conferma quanto di buono si diceva su questa squadra e anche la sua posizione di classifica. Però oggi il Monte Paone con Procopio e anche con alcune mosse tattiche azzeccate, praticamente è riuscito a trovare il bandolo di una matassa che poteva diventare intricata. Ancora un passaggio verso Riso, elegantissimo, cerca di evitare un paio di avversari, evita anche Dori, accade, ma l'arbitro dice che non è accaduto niente, allargando le braccia, con Fiorentino che si prepara appunto al, al rinvio, che viene intercettato da Grillo, quindi non era lui il giocatore infortunato. È ancora Grillo che combatte con eh, decisione, e quindi probabilmente era Galati il giocatore che è infortunato. Ora vediamo se riuscirà a rientrare perché i sanitari hanno, eh, hanno smesso di pre prestargli delle cure. Mentre intanto c'è un'altra sostituzione, il numero 22. Vediamo. Eh, Mungo va a sostituire per permettergli anche la standing ovation eh, Cannistra che praticamente esce Francesco Cannistra dopo una partita veramente importante sublimata poi dal, dalla rete del 4-1 e quindi entra Mungo quando siamo al 43 ed esce eh, Cannistra ancora una volta c'è Procopio che riceve un colpo combatte sportellate con Calabria evita poi eh, Tadawa riceve ancora Procopio scambia con Doria ma eh, Calabria è Veramente deciso oggi nel combattimento un giocatore che si sta facendo uh, valere eh, e poi la palla finisce a Grillo che la gestisce con ordine cercando di imbeccare Buccinà. Buccinà da lontano tenta la fucilata ma il tiro non impensierisce Lombardo finendo lontano appunto dalla porta dell'estremo difensore del uh, Montepaone. Siamo giunti al 44esimo minuto di tempo regolamentare. Bisognerà vedere se ci sarà qualcosa da recuperare da parte di, eh, del signor tesoriere della sezione di Crotone. Che tutto sommato non è che abbia arbitrato eh, male, è stato presente nei momenti in cui serviva. Ma come al solito, quando un arbitro arbitra bene, è perché ci sono 22 e più atleti in campo che si comportano correttamente. Elegante lo stop di Fiorentino per Domenico Voci, ma Tadao ancora si inserisce. Eh, Fiorentino scambia con Mungo che apre poi uh, la, il pallone. Anzi, era, si trattava di uh, il passaggio ora per Mungo. Domenico Voci non controlla, si chiude la difesa del, uh, del, uh, del Real Mileto e quindi si riprende con. Un rilancio che cerca, viene intercettato da Conidi. Ancora Ienco che lotta con Riso, sovrapposizione di Buccinà. Riso si accentra, ha di fronte a sé un avversario, cerca ancora un compagno, ma si va a. Eh, imbucare in una zona dove eh, c'è un totale presidio da parte dei giocatori del Montepaone e vediamo che Carpino appunto recupera la palla e poi la mette in rimessa laterale assegnata dal signor tesoriere al eh, Real Mileto. Tadawa ha qualcosa da dire anche all'arbitro che eh, probabilmente non lo ha completamente eh, soddisfatto, la rimessa laterale però serve Serve a, uh, al Real Mileto per reimpostare. Vediamo se il nostro regista uh, Pasquale Lentini uh, ci dice che uh, tre minuti sono quelli assegnati come recupero dall'arbitro. Quindi siamo nel primo minuto di recupero. Controllo uh, effettuato dal numero 23. Carpino che lancia in profondità dove però c'è Colace che appunto riparte in velocità, inseguito da Mungo, Colace lancia lungo per un Gullà che probabilmente era in fuorigioco, eh, ma con Conidi non si passa. Riso però recupera il pallone. Il Mileto sta dando le ultime accelerazioni. Dimostrando appunto tutto il suo valore e tutta la sua capacità di interpretare sempre e comunque il gioco del calcio. Elegante lo stop di petto di Domenico Vosci per Marco Vosci che cerca l'apertura. Lucche poi trova Procopio, la palla arriva al centro, esce Pezzano, fa sua la palla e fa ripartire ancora a Sgotto. Una partita comunque interessante, una partita che legittima il successo del Montepaone senza nulla togliere a un Real Mileto che ha combattuto fino alla fine con tutti i suoi effettivi, anche i due subentrati dalla panchina. E ancora Calabria che si appoggia su Grillo, che alza la testa e poi tocca in direzione di Miceli, anzi si Tratta di riso. Grillo anticipa l'intervento di Mungo, il colpo di testa di Carpino per Procopio che controlla e passa a Domenico Voci. Sovrapposizione di Doria con Mungo che ora si è spostato a destra. Scende tutto il Monte Paone, appoggio per Doria che alza la testa, mette in mezzo, tenta il tiro. Domenico Voci e poi ci pensa Procopio. Che però vede un ottimo pezzano di di no e quindi ci sarà ancora un calcio d'angolo per un Monte Paone che continua comunque a premere sull'acceleratore, cercando appunto di. Eh, onorare fino alla fine del tempo questa partita che sicuramente per il pubblico di Montepaone risulta essere un ottimo, un ottimo inizio del 2018 mentre vediamo che Mungo e Grillo hanno qualcosa da dirsi recupera ancora Marco Voci tocca per Domenico Voci poi eh, stanno praticamente aspettando soltanto il fischio dell'arbitro eh, il fischio finale da parte del signor Tesoriere che in questo momento ha guardato l'orologio quindi probabilmente sta pensando dentro di sé che siamo al 48 ⁇ minuto e che quindi sono, sono finiti i minuti di recupero, mentre c'è un momento anche di, eh, di polemica a livello de, di panchina, vediamo che c'è un momento di nervosismo che non si giustifica visto il risultato e vista, e vista la situazione, sia in panchina che in campo, bisogna vedere... Cosa c'è da chiarire tra i vari giocatori? Ma siamo comunque sul 4-1, però probabilmente sarà volata qualche parola in campo che ha fatto un po' esacerbare gli animi. Eh, sono un po' tutti arrabbiati, bisogna un attimo capirsi perché sembra strano che al 48 ⁇ minuto di gioco... Si, si, accendano, si accendano appunto delle, delle polemiche di questo tipo con eh, Mister Pisano che richiama a sé alcuni giocatori. In questo caso si tratta di Mungo e Tesoriere che eh, si, eh, fa battere probabilmente questo, questo rinvio per poter poi fischiare la fine di una partita. Ricordiamo appunto le reti al Primo, al sedicesimo e al, al primo del primo tempo, poi al sedicesimo del secondo e al venticinquesimo del secondo tempo, Procopio, al trentasettesimo Cannistra e al quarantaseiesimo del primo tempo, eh, Riso. Quindi, una partita che si conclude con il successo del Real Monte Paone sul Real Mileto per 4 a 1. Una bella partita, comunque ben giocata da entrambe, da entrambe le squadre e che ha visto appunto prevalere il Monte Paone. È, è tutto per quanto riguarda il commento di questa partita dal Frabottomannis. La squadra esterna 65 di SUO TV guidata da Pasquale Lentini, e Antonio Siciliano, con Giuseppe Ranieri e Maurizio Vatrano e la voce di Giorgio De Filippis vi danno appuntamento. Ai prossimi match di questo avvincente campionato, ricevitoria Gerace a Monte da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point, ricariche telefoniche. Pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monte Su di noi puoi scommetterci.